Cari amici spettatori, benvenuti. Siamo di nuovo qui dallo splendido studio Astronave del gruppo editoriale Distante. Oggi realizzeremo una puntata molto suggestiva, molto bella. Come sapete, noi ci stiamo occupando del ciclo NDE. E dovete sapere che esiste un documentario straordinario che ha in qualche modo rivoluzionato il modo di raccontare le esperienze premorte. Non vi nascondo che la mia passione, il mio amore per questo mondo, per questa dinamica comunicativa, perché io ho il dovere di occuparmene in maniera lucida, nasce proprio da questo documentario. Quindi sono anche emozionato nel finalmente poter raccontare a me stesso e a voi cosa si prova a vivere un'esperienza di sensibilità estrema, di amore e di rispetto verso un racconto, perché non ne vogliamo parlare in maniera favolistica, ma ad oggi ci sono studi scientifici sulle NDE, ma non c'è una soluzione alla NDE, non vi è ancora un testo scientifico che possa raccontarci cosa accade. Oggi siamo qui con la bravissima Lara Pevani, documentarista. Benvenuta, Lara. Ciao, buongiorno. Finalmente do un volto. Estremamente emozionato, se devo dire la verità. Finalmente sto dando un volto a quella magnifica serie di montaggi, parole, suoni, luci, ruscelli d'acqua, questo verde costante che c'è anche alle tue spalle, perché devi sapere che io sono un visitatore di vite altrui, cioè a me proprio diverte sapere che cosa ci può essere dietro la scelta di quella tenda a fiori, io che sono un amante del Liberty, e quindi è da qui che parte, che parte tutto. Allora, Lara, devi sapere che noi abbiamo fortemente voluto te qui, lo sai, ti abbiamo cercato per mari e per monti, abbiamo cercato di far collimare molte date perché sei molto impegnata. Bene, oggi vorremmo capire cosa c'è dietro questo documentario da milioni di visualizzazioni, amato soprattutto all'estero, oltre che in Italia, e come nasce questa idea? Allora, come ripetevo prima, le tue parole mi hanno veramente emozionato quando hai detto che è stato il mio documentario a portarti poi a interessarti a questa tematica, perché era un po', diciamo, anche lo scopo del lavoro. Il lavoro nasce da una mia curiosità, una curiosità che ho sempre avuto, non ti so dire esattamente perché, ci sono cose a cui ci si interessa senza sapere esattamente perché ci si interessa, però sicuramente poi l'interesse è diventato maggiore, più importante durante la malattia di mio padre, che ha scoperto di avere un tumore incurabile e nel giro di 10 mesi ci ha lasciato. E durante questi mesi si doveva in qualche modo trovare un modo di parlare con lui, parlare con una persona che aveva fondamentalmente i giorni contati. Ed è proprio questo il problema della società in cui viviamo, della società occidentale in cui viviamo, il fatto che di fronte alla morte non abbiamo parole, soprattutto diciamo quando si tratta di persone che sono molto vicine a noi. E alla fine si finisce per dire sempre delle banalità, anche quando sai che tra poco questa persona ti lascerà. In qualche modo si rifiuta il senso della morte, l'idea della morte, anche negli ultimi giorni. Io ho cercato in qualche modo di trovare una chiave per parlare con mio padre. Tra l'altro io e lui non avevamo mai avuto grandi dialoghi, perché lui era un uomo all'antica, quindi un uomo abbastanza freddo, come dire. Lara, mi permetto di dire che quando si parla di uomo all'antica c'è proprio un'analisi sociologica. In passato c'era un qualcosa che oggi è svanito, probabilmente attraverso le piattaforme dei social network. Mi viene anche da dire l'esplosione del sentimento sbagliato che porta ad esempio a milioni di visualizzazioni sui siti pornografici, e magari c'è sempre meno gente che si parla e dichiara il proprio amore. L'epoca del tuo papà e del mio papà e dei nostri genitori era l'epoca del pudore, dove il sentimento non era considerato un elemento di fragilità, ma era considerato un elemento così di rispetto che anche un abbraccio, anche una mano sulla spalla valeva come un ti amo, un ti voglio bene. Mi permetto di dire questo perché è la storia del nostro paese questa.
Hai perfettamente ragione. Cioè, adesso io mi emoziono perché effettivamente. No, allora specifichiamo anche questo: se scendono le lacrime qui a tra le righe Antenna Sud, ho fatto piangere tutti quelli che sono venuti, ho staccato su di me, perché le lacrime devono far vedere. Mi raccomando, perché è giusto tutelare l'ospite. Ok. No, no, hai proprio ragione sul discorso dell'antica, cioè dell'uomo all'antica. Una persona che non ha mai dimostrato in modo palese i propri sentimenti, ma in qualche modo te li faceva arrivare, diciamo. Per cui effettivamente, come dicevo, cercavo una chiave per parlare con lui in questo momento in cui le parole mancavano totalmente. E, essendomi interessata a questo argomento, ho approfondito il mio interesse per l'NDE con questo libro di Raymond Moody che si chiama La vita oltre la vita. Come saprai, Raymond Moody è stato il primo dottore scienziato ad occuparsi dell'NDE in modo non legato allo spiritismo, quindi facendo una ricerca, come dire, sistematica sui casi di NDE, di persone, diciamo, che raccontavano la loro esperienza dopo, diciamo, infarti piuttosto che altri tipi di operazioni chirurgiche, e ha raccolto queste testimonianze in un libro, e da lì è cominciato poi l'interesse di altri medici, interesse che è sempre più cresciuto nel tempo. Quindi chiaramente è stato un approccio molto, come dire, non so, non avrei modo di esprimere bene questo concetto, però è stato come una sorta di bigino dell'ultimo momento. Guarda papà, c'è questo libro che dice che forse c'è una vita oltre la morte. Però in qualche modo non è stato tanto il messaggio che io gli ho dato, ma è stato uno strumento per parlare con lui, per aprire un dialogo che non c'era mai stato. E questa cosa mio padre l'ha apprezzata tantissimo. Sì. Possiamo dire che è stato un ultimo grande regalo. Un documentario. Sì. Sì. Sì, gli ho anche promesso appunto che questa cosa poi sarebbe diventata un documentario che avrei approfondito per il corso della mia vita questa tematica. E così ho fatto, almeno con questo primo lavoro, al quale spero seguiranno altri lavori. Lara, c'è una visione quasi, come ti posso dire, spirituale all'interno di questo video, perché si ha come l'impressione di leggere un libro più che di vedere un documentario, perché c'è una cura, una descrizione visiva che è molto simile a quella che viene definita capacità descrittiva in un bravo autore. Sembra di leggere Pirandello, invece si guarda la Pevani che racconta attraverso la voce di persone che hanno subito un NDE qualcosa di importante. Mi preme anche dire che purtroppo il signore di Napoli di quel documentario non c'è più. Io l'ho cercato con una forza che voi non potete nemmeno immaginare, in tutti i modi. Io sono per metà napoletano, lo sapete oramai, chi guarda tra le righe su Antenna Sud lo sa. E io sono rimasto impressionato da quella caffettiera. Vi invito a vederlo, vi invito a vederlo quel documentario, da quella caffettiera che fa rumore, con questo splendido uomo napoletano che dice: ma io non ho più paura della morte adesso. Lo dice con una schiettezza, con un senso di elasticità mentale che non è tipico di persone che hanno abbondantemente superato la sessantina o la settantina. E quindi è questa la capacità di una brava, bravissima documentarista. Lara, io penso un'altra cosa guardando il tuo documentario. Penso che ci sia poca voglia di analizzarlo seriamente. Tu l'hai fatto, è un problema da risolvere? Di analizzare seriamente il tema delle NDE, dici? Sì. Ma guarda, devo dire che quando ho fatto questo documentario, quando ho avuto l'idea di farlo e ne ho parlato con varie persone, con registi, con persone del mio mestiere, c'era tanto scetticismo e ho effettivamente suscitato anche ilarità. Come dire, purtroppo è così. E questo effettivamente è stato un po' una batosta per me. Però questa spinta che avevo, questa promessa che avevo fatto a mio padre,
mi ha portato a voler portare avanti questo lavoro fino in fondo. E devo dire, non so se sarà una coincidenza o se effettivamente in questo periodo storico le persone sono più attente a queste tematiche, si stanno avvicinando a queste tematiche. Devo dire che l'interesse in questi ultimi 10 anni è cresciuto tanto. Vedo più lavori che hanno a che fare con questo tema, anche serie TV piuttosto che documentari su Netflix, altre persone che comunque ho conosciuto che portano avanti questi lavori sulla NDE, e poi sempre più medici che si interessano seriamente all'argomento e portano avanti delle ricerche scientifiche importanti e accreditate sull'argomento. Lara Pevani mi ha fatto conoscere indirettamente delle grandi persone che poi ho conosciuto realmente. Tra queste c'è un medico eccezionale, si chiama Davide Vaccarin e in esclusiva lo abbiamo avuto qui a Tra le righe, Antenna Sud. Il merito, o culpa contraendo, come dicevano i latini, è di Lara, perché io vedendo quel documentario mi sono innamorato di questo medico che da noi dice, come nel documentario, una frase bellissima che ti pregherei di analizzare con me. L'amore di un padre verso un figlio è misurabile? No. L'amore di un padre verso la madre, cioè la persona che lo ha generato, è misurabile? No. Bene, con questo potremmo affermare che non esiste? Beh, io penso che sia una riflessione tombale per dire che anche se non esistono prove scientifiche, anche se ci sono innumerevoli studi, e ne sentirete presto parlare anche da una grandissima università italiana pubblica di Milano, e se ve lo dico è perché ne sono un po' coinvolto, c'è voglia di scoprirlo, ma c'è anche voglia di dire che se le NDE oggi non sono ancora misurabili, non vuol dire che non esistano. Penso che non faccia una grinza. Assolutamente sì. Io in realtà ho molta fiducia nel fatto che nel giro di non moltissimi anni si scoprirà l'esistenza della vita oltre la morte, cioè che sarà documentata in qualche modo scientificamente. Adesso si può sentire questa cosa effettivamente, e poi se è un fenomeno così diffuso, milioni di persone ormai nel mondo hanno sperimentato questa sensazione, appunto, questo fenomeno molto particolare. C'è davvero da chiedersi se è semplicemente una sensazione o se qualcosa di reale c'è. Quindi, bellissima la frase di Davide, e sono assolutamente d'accordo. Certi sentimenti, certe sensazioni non possono essere spiegate in nessun modo, ma non è detto che non esistano. Ma io sono sempre più fiduciosa del fatto che un domani questo fenomeno sarà spiegato, analizzato, spiegato e porterà una visione completamente diversa della nostra realtà, sulla Terra e oltre. Lara, c'è un discorso ancora più ampio che si può fare sulla necessità di avere un contatto con una persona che non c'è più, che è quella cosa che ti ha spinto a scrivere questo documentario, perché quella è arte visiva. Ma c'è anche una considerazione da fare prima di andare in pubblicità, che ci teniamo a fare io e te, perché io so già che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. L'NDE, così come è raccontato nel documentario e così come è spiegato da chi lo ha subito, non è assolutamente collegabile a nessun fenomeno di cartomanzia, esoterismo, sciacallaggio mediatico o altro. Questo è un dato fondamentale per non inquinare un pozzo di acqua limpida. Siamo d'accordo su questo prima di andare in pubblicità, Lara? Assolutamente sì, io ho cercato di evitare qualsiasi sensazionalismo all'interno del documentario, ho usato pochissime immagini che potessero in qualche modo non essere reali. Ho preferito che parlassero le persone nella loro quotidianità, appunto anche la caffettiera è proprio il simbolo della quotidianità. Mi racconti un episodio così incredibile della tua vita, ma facendo un'azione banale, quotidiana. Quindi ho voluto rimanere proprio terra terra, perché non volevo, come dici tu, inquinare questo documentario con misticismi, esoterismi vari che potessero chiaramente togliergli, diciamo, la sua profondità.
Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo con un videotema bellissimo ispirato a uno dei film più belli sulle anime che volano in cielo e continuiamo a parlare con Lara che ci regala il suo documentario, perché noi pubblicheremo alla fine di questa trasmissione una parte molto molto bella di uno dei protagonisti del suo video e continueremo a farlo nelle prossime puntate. Pubblicità, torniamo subito. Meraviglioso, Molly. L'amore che hai dentro. Portalo con te. Addio. Addio. Non so se sto invecchiando, ma io ogni qualvolta vedo dei frammenti di Ghost, veramente mi emoziono un po', perché vedo un Patrick Swayze eccezionale che forse non ho mai apprezzato quando ero più piccolino, ma una capacità mimica, una serenità, un'aurea, lasciatemelo dire, un'aurea attoriale incredibile. Ecco, vedi Lara, in qualche modo le emozioni che ha dato Ghost le ha sapute dare anche il tuo documentario, frammentate in maniera diversa, ma sicuramente sono andate veramente così a fondo. Si sono sentite chiare, evidenti, forti, concrete. E Ghost ci ha un po' insegnato a sognare, ma mantenere i piedi per terra, perché ci ha insegnato entrambe le cose. È un film, quindi aspetto ludico, che però racconta un fatto vero. Tutti abbiamo perso qualcuno. Assolutamente sì. Il problema è poi convivere con questo lutto e effettivamente il mio documentario in qualche modo è nato anche perché volesse diventare una sorta di strumento per affrontare il lutto in maniera più serena. Quindi la mia idea era che potesse essere diffuso anche non soltanto tramite YouTube, dove effettivamente ho trovato tantissimo calore umano, tantissima partecipazione, un sacco di commenti. Io non mi aspettavo tutto questo successo, devo dire la verità. Pensavo, vabbè, lo pubblico, vediamo. E invece davvero è stato condiviso da tantissime persone e tantissime persone mi hanno ringraziato, perché in qualche modo ho portato un pochino di serenità in un momento drammatico della loro vita. E, per cui farne anche uno strumento che possa servire, diciamo, in contesti dove effettivamente non c'è più nulla da fare, appunto tipo gli hospice oppure diciamo all'interno di reparti oncologici, mi dà speranza che effettivamente possa diventare qualcosa di utile alle persone. Anche se devo dire la verità, anche in questi ambienti, io collaboro con un hospice di Milano, spesso il problema della morte fino alla fine viene accantonato. Quindi non sempre le persone sono disposte a vedere questo tipo di lavori, perché fino alla fine non accettano questa realtà, quello che gli sta accadendo. C'è un forte sentimento di negazione prima dell'accettazione. Io so che sto dicendo una cosa forte, ma il concetto di morte non mi ha mai spaventato, prima di tutto perché so chi trovo dall'altra parte. La mia paura è sempre stata il dolore e la sofferenza che porta alla morte, perché l'ho vista sulle persone a me care. Quindi io penso che molte persone rifiutino l'idea di morte non in quanto tale, ma in quanto percorso, in questo Getsemani, in questa forma di sofferenza continua. Mentre la regia prepara la rassegna stampa di Tra le righe, volevo inoltre ricordare che
il documentario della nostra Lara è visibile su YouTube, quindi accessibile a tutti. Eccoci qua, questo è un articolo del Corriere della Sera. Il dilemma della scienza, le esperienze di premorte sono intense e cambiano per sempre le convinzioni e le personalità, come nel caso di una signora che nel corso dell'appartamento, che nel suo praticamente appartamento genovese ha raccontato la propria NDE al nostro giornale. Questa è la sintesi. Quindi questo sta a significare che anche i colleghi che hanno questo approccio comunicativo dinamico con chi ha subito un NDE hanno una percezione che non può essere ovviamente scientifica, ma hanno la percezione che c'è veridicità nel racconto. E sempre il Corriere della Sera ci ricorda una cosa importantissima, che esistono, e questo è accertato scientificamente, i famosi ultimi secondi di vita, nei quali vi è un'attività cerebrale intensissima. E questo è un altro aspetto che naturalmente deve essere vagliato con sempre maggiore attenzione dalla scienza. E ovviamente la fonte del Corriere della Sera è sicuramente molto molto attendibile. Erano fra la vita e la morte. Ecco cosa hanno visto. 20 casi di premorte nel nuovo libro del professor Facco. Le esperienze hanno un elemento comune, la sensazione di pace. All'interno di questo articolo di Repubblica si recupera dunque anche la storia raccontata da un altro medico che si è occupato di questa pensione, di questa tensione, non pensione, di questa tensione tra corpo e anima. Non so neanche perché ho detto pensione, ma penso psicologicamente, io sono uno che vuole dare diciamo una lucida analisi di tutto, perché ho visto Clint Eastwood anziano e quindi magari mi è partito quello. Oh, che bello che sorride, avevo paura mi si commuovesse, invece è la prima che sorride. Ah, che bella Lara quando sorride. Vabbè. Lara, c'è una cosa sì, che molte persone non capiscono: la scelta televisiva, cinematografico, documentarista delle persone da intervistare. Da quando abbiamo inaugurato il ciclo NDE riceviamo decine e decine di messaggi, per non dire centinaia, ma il racconto giornalistico, cinematografico o di un documentario deve essere rapportato ai tempi televisivi e alla capacità di penetrazione del messaggio. Con questo voglio complimentarmi con te, perché hai scelto delle porzioni di vita, un po' come faceva il grande Fellini, e ognuno di questi personaggi ha avuto la capacità di colpire il centro con frasi, sguardi, rughe sul volto, mani. Questa è stata la tua grande capacità, saper scegliere. Accidenti. Nessuno mi aveva fatto dei complimenti così belli finora. Grazie mille. E questo mi spinge veramente a voler fare un altro lavoro sul tema. Grazie. No, comunque ho avuto la fortuna di incontrare delle persone estremamente empatiche, forse proprio dovute al loro vissuto. Ed in particolare ricordo l'infermiera Anna Siboni, la quale non ha avuto direttamente una NDE, ma ha raccolto nel giro di 10 anni di lavoro presso l'ospedale di Codogno, nel reparto di terapia intensiva, una serie di testimonianze di persone che si svegliavano, diciamo, dall'operazione e dicevano di avere visto qualcosa. L'approccio di questa signora, la sua umanità, mi è rimasta davvero nel cuore. Infatti alla fine l'ho abbracciata, mi ricordo ancora questo abbraccio, perché è una persona di grandissima umanità, perché non è facile fare un lavoro di questo tipo e soprattutto mettersi in gioco. Lei all'inizio effettivamente ha detto, pensavo fosse una sorta di gioco, andavo dalle persone e dicevo se avessero visto qualcosa dall'altra parte. Il gioco poi però è diventato sempre più serio, quindi lei ha poi mantenuto questo diario di testimonianze fortissime. Quindi, ma tutte le persone intervistate le ricordo con grande affetto, davvero, persone molto belle. Da Seneca a Socrate, anche i grandi del passato sostenevano che l'uomo si preoccupa di sapere quanto vive, ma si dimentica che è stato morto per miliardi di anni. Io penso che sia una frase affascinante. Con questa frase voglio salutare Lara, perché
Adesso manderemo in onda un frammento di Davide De Alexandris, che è uno dei protagonisti di questo video rivoluzionario, video documentario rivoluzionario, che gestisce una associazione senza scopo di lucro, completamente gratuita, dove si riuniscono le persone che hanno vissuto dell'NDE. E Davide è il protagonista, lo salutiamo Davide De Alexandris, dello splendido video di Lara Plevani, di Lara Pevani, che ci autorizza a mandarlo in onda e a rendervi edotti su una storia bellissima, quella di Davide. Io vi saluto e vi lascio per una chiusura rivoluzionaria di Tra le righe con il video. Grazie alla regia, ai tecnici, agli assistenti di studio, al mio editore Mino Di Stante, a Lara Pevani e a voi che rendete tutto questo possibile ogni settimana. Alla prossima! Non c'è stato un ostacolo, un passaggio. Mi sono semplicemente ritrovato in un altro posto. Praticamente mi trovai in questo prato, che poi in realtà esiste davvero. Cioè, quel posto che ho visto esiste nella realtà ed è praticamente il prato che c'è davanti casa dei miei nonni materni. In pratica era come se fosse l'erba fosse fatta di luce, difficile da spiegarlo, però era luminoso ma non accecante. Allora mi ritrovo per questo prato, inizio a camminare, sono tranquillo, non ho paura, è come se in qualche modo comunque sapessi di stare al sicuro. E in lontananza c'è una specie di collinetta, da questa collinetta veniva una luce, come se fosse una specie di aurora boreale, che si muoveva, pulsava, era di colore tra l'azzurro e il bianco. Detto così, ma in realtà è difficile anche lì trovare le parole giuste per spiegarlo. Mi incamminai verso questa collinetta. A un certo punto, alla mia sinistra, c'era un uomo che mi prese la mano nella sua mano, quindi con la sua mano destra mi prese la mia mano da bambino piccolo e mi prese la mano. Ancora oggi mi ricordo di vederlo alla mia sinistra, ma era più alto di me, io ero un bambino, quindi vedevo praticamente la mia mano nella sua mano. Non lo stavo guardando in faccia, però sapevo che era mio nonno materno, Mario. Che non ho mai conosciuto, a dire la verità. Però era lui, sicuramente era lui. È come se in qualche modo ci fosse un ampliamento della conoscenza, per cui non c'è bisogno di spiegare, di raccontare, sai già tutto. E andiamo assieme verso questa collinetta, inizia la salita, lui mi lascia però la mano e va da solo su questa collinetta verso questa luce. E io in pratica, come si dice a Roma, stavo rosicando, cioè volevo andare con lui. E in qualche modo mi disse, ma senza utilizzare comunque parole, forma diciamo di sentimenti che in qualche modo ti danno un'idea, la definiremo telepatia, e praticamente mi disse che ancora non era il momento, cioè ancora non è il momento. Come lui si iniziò a incamminare per questa collinetta, io mi ritrovai nel letto di mia madre col medico che stava parlando con mia madre, mi stavano prescrivendo farmaci, ricovero.